pizza deliziosa, l'osticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. In un antico convento di Castellammare di Stabia, immerso nel verde dello splendido scenario naturale del Golfo di Napoli, sorge dal 1998 la RSA, Oasi San Francesco. L'Oasi San Francesco, in convenzione con l'ASL Napoli 3 Sud, si pone come area residenziale di intervento su pazienti anziani non autosufficienti, disponendo di personale specializzato ed altamente qualificato in una struttura confortevole e all'avanguardia. Oasi San Francesco, salita Quissisana 30, Castellammare di Stabia. www.rsaoasisanfrancesco.com. Oasi San Francesco, l'elisir di lunga vita. Buonasera, raccontaci la partita in generale e poi la tua partita, poi passiamo al duro dopo. No, è stata per noi comunque sempre bello andare nei posti molto belli. Poi stasera sapevamo che affrontavamo una squadra importante, costruita per vincere, e quindi diciamo che siamo scesi in campo per fare bene, quella è la prima cosa. Davanti avevamo una squadra importante, gente d'esperienza e anche ragazzi giovani molto bravi. E sapevamo che giocavano bene, già da dietro loro l'hanno impostata bene la gara, quindi noi siamo scesi per fare la nostra partita. Il mister ci ha dato gli input giusti, e purtroppo la differenza si vede e quindi è giusto dirla, però noi stiamo lavorando e speriamo di toglierci qualche soddisfazione quest'anno. Raccontaci il gol, l'emozione di questo gol contro un grande avversario come l'Elasio. No, è bellissimo, perché comunque fare gol qui è sempre bello, però io in testa comunque ho voglia di migliorarmi e guardo avanti. Sono contento del gol, però voglio andare avanti, voglio migliorarmi sempre di più, e quindi spero arrivano ancora gol molto più belli di questi. Spero di migliorarti sempre di più con la casacca giallo blu, o dal mercato dobbiamo attenderci qualche novità? No, io a Castellammare sto benissimo, e quella è la prima cosa, però per adesso io sono professionista, quindi per adesso sono in Stabia e quindi mi ammazzo per la maglia, per i tifosi che sono venuti stasera, che veramente c'è da fargli un applauso, perché sono dei grandi, e quindi mi metto a disposizione della società e del mister, e quindi questo, scendo in campo e do il mio meglio, poi sono cose che si vedranno più avanti. Il mister ha detto che Canotto è un giocatore di serie superiore rispetto alla serie C, deve solo capirlo, sa dove può migliorare. Tu cosa dici al mister? Cioè, nel senso, le parole di Casetta sono tutte per te, quindi possiamo dire che per il mister tu sei un futuro punto. No, ringrazio il mister, ho sentito le parole che ha speso nei miei confronti, molto belle. Io c'ho forse una pecca, che c'ho un po' il carattere un po' particolare, però sto cercando più che cresco, sto cercando di migliorarlo, perché comunque è importante il carattere. Poi per quanto riguarda il giocatore, mi metto sempre a disposizione dell'allenatore di quello che mi chiede, e dove mi fa giocare, sia a destra sia a sinistra, non ci sono problemi, quindi mi metto a disposizione sua. Un'altra cosa, questa Juve Stabia, secondo te dove può arrivare? Hai parlato con la nuova società, hai avuto la possibilità di parlare con loro, credi in questo progetto, quali sono le tue... Guarda, la mia sensazione è molto positiva anche dalla società nuova, perché veramente sono persone serie e penso che l'obiettivo si sa, è fare molto bene, anche meglio dell'anno scorso. Io personalmente voglio vincere, sono abituato a vincere, perché a me perdere non mi piace proprio, e quindi voglio rimanere se c'è un progetto importante. Se c'è un progetto importante sono il primo ad accettare di rimanere a Castellammare. Diciamo, ci sono tanti giocatori nel tuo ruolo, è arrivato Carlini, il mister potrebbe giocare non più 4-3-3 ma anche 4-3-2-1, con 4-2-3-1 chiaramente, con i tre dietro la punta. Tu dove ti trovi meglio di questi ruoli, e soprattutto
Un'ultima cosa, anche ai tifosi, detto prima, i tifosi sono stati vicino a noi anche per gli abbonamenti, in questo momento c'è una campagna di abbonamenti, penso sia importante per dare un segnale alla nuova società. Sì. No, il mister sta lavorando anche molto sul 4-2-3-1, con gli arrivi di Max, Onnazi, comunque tutti i ragazzi bravi, Elia, sono ragazzi interessanti, poi Max lo conosciamo, è un giocatore importante per noi. Ci deve dare una grossa mano quest'anno, quindi speriamo di fare bene tutti quanti. Se facciamo il 4-2-3-1 penso che possiamo farlo molto bene, perché sia Max, non so, spero che Mastalli, io gli auguro di andare in Serie B, però se rimane si deve mettere a disposizione nostra, e quindi ci sono tanti giocatori che possono fare la differenza in quel ruolo. Poi per quanto riguarda me, che gioca a destra e a sinistra non è importante. Ultima cosa, come stai? Perché sei uscito, che sei il cambio, che è successo su quello? Ho avuto una sensazione particolare all'anca e ho chiesto subito il cambio al mister. Spero niente di preoccupante comunque. Poi per quanto riguarda i tifosi, voglio ringraziarli perché, come ho detto prima, sono venuti qui a Verona, abbastanza, erano tanti. È veramente una cosa bella per noi. Noi sappiamo che loro devono essere il 12° uomo per noi. E spero che veramente quest'anno si crea una bella cosa. Una domanda